Achille il puntino, testo di Guia Risari, illustrazioni di Mark Teger, casa editrice Calandraca. All'inizio, nel mezzo di un foglio bianco, senza disegni né tracce, c'era un puntino. Era chiaro, quasi trasparente. Il sole lo attraversava come uno specchio d'acqua. Pian piano si colorò e si trasformò in un occhio azzurro. L'occhio guardava attorno con tale attenzione che presto non bastò più e si raddoppiò. Così ci furono due occhi azzurri a scrutare l'orizzonte, ma cominciò a piovere e gli occhi vollero coprirsi con una testa. Con la testa e gli occhi, oltre a guardare, il puntino poteva pensare. Così decise di darsi un nome. Mi chiamerò Achille. Anzi, mi chiamo Achille. E nello sforzo di chiamarsi, si fece crescere la bocca. Achille aveva un carattere vivace, non gli bastava più restarsene a guardare protetto dalla pioggia e a chiamare se stesso per nome. Era curioso, voleva andare in giro, qualcosa gli diceva che il mondo era più di quel foglio bianco in cui era nato. Con un piccolo sforzo, Achille si fece crescere due gambe robuste. Le volle tutte d'un pezzo perché fossero più resistenti. Intendeva esplorare il mondo e incontrare qualcosa di straordinario. A cosa servivano se no occhi, testa, bocca e gambe? Cominciò la sua esplorazione. La prima cosa che incontrò fu un fiore. Era molto bello, giallo e blu sopra una corona verde. Achille però intuì che per scoprire meglio i suoi segreti, doveva annusarlo. Così si fece crescere un naso lungo e diritto che sentisse bene gli odori e fu soddisfatto perché il fiore aveva un profumo di mandorle e miele. Achille si rese conto di avere fame. Vide un albero con dei bei frutti verdi e marroni. L'odore era buono. Ma lui non sapeva arrampicarsi, decise perciò di farsi crescere un braccio lunghissimo per recuperare un frutto dal ramo. Quando l'ebbe mangiato, fu contento e si mise a cantare. La bocca ce l'aveva già, ma per cantare bene gli servivano anche le orecchie. Così se ne fece spuntare un paio, non troppo grandi. Prima le mise tutte e due da una parte. E poi capì che era meglio metterne una di qui e l'altra di là. Grazie alle orecchie sentì un bellissimo rumore, un mormorio d'acqua. Era un ruscello che scorreva allegramente. Achille restò ammirato da quel suono. Gli ricordava la pioggia, ma era più allegro. Si stese vicino al ruscello e dormì tutto il pomeriggio. Al risveglio Achille trovò difficile alzarsi e si rese conto allora che era meglio avere due braccia. Le dispose, come aveva fatto per le orecchie, uno da una parte e uno dall'altra. Aveva sete e prima di andarsene volle bere dal ruscello. Così si fece spuntare una mano alla fine di ogni braccio, le riunì a coppa e bevve. Achille era felice, camminava libero per il mondo, ogni giorno scopriva qualcosa e ogni giorno cresceva. Un pomeriggio incontrò una pietra, era molto liscia, con riflessi argentati e macchioline di ogni colore. Le parlò a lungo, ma lei non rispondeva. La annusò, ma sapeva solo di terra bagnata. Però aveva una forma rotonda così invitante
che presto Achille ebbe voglia di farla rimbalzare in aria. La lanciò in alto e poi ebbe un'idea. Si fece crescere due piedi alla fine delle gambe e cominciò a giocare a calcio con il sasso. Andò avanti finché il sole scomparve e nel cielo scese una luna fredda. Prima di addormentarsi, Achille si avvolse in una coperta, poi contò i puntini sparsi nel cielo. Erano infiniti, sembravano lontani, ma chi lo sa? Forse un giorno avrebbero abbandonato anche loro il foglio della notte per raggiungerlo.